Ciao amici di Italia Top Games, speriamo che il Lille continui a essere on fire, doppia vittoria contro Liverpool e Bayern Monaco e mi ritrovo di nuovo contro il Bayern Monaco. Dobbiamo cambiare un po' tutti perché quasi tutti sono giù, però chi è entrato ha giocato alla grande, Reinildo è il mio nuovo idolo, ho sbagliato pure. Allora, Reinildo, Botman, Josef Fonte, Piet, Karnezis, UEA qui non va bene. Studiamo UEA e qua, bene, fa lì. Onana, André, vediamo se Renato Sanchez, niente, sempre giù. Gomez va bene anche qui come centrocampista. Seca è giù. È così, bene così, bene così. David, beh, mettiamo David a posto di UEA, che è 78. Ok, solito contropiede veloce. Vediamo se riusciamo a fare la tripla vittoria in questo evento. Ne avevo vinta una anche prima, sarebbe la quarta vittoria consecutiva. Vabbè, oramai tanto, qui siamo alla penultima partita della campagna pre-season volume 2. Che si sta chiudendo alla grande, vediamo se riusciamo a portare a casa anche questa prima vittoria. Proviamo. Temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. La struttura dell'Allianz Arena si tinge di un rosso brillante. Benalfa! E c'è il gol dello Skill! E arriva subito il gol! Ragazzi. Non si può, Fabio, non si può sbagliare così là in mezzo, che lasciando poi dire? La difesa esposta. Molto L'allenatore bene. Sarà giustamente molto arrabbiato. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Ottengono una rimessa laterale. Ci prova con un pallone profondo. Coman. Sané. Coman. Palla filtrante per Lewandowski. Guadagna metri. Nulla. Ottimo passo, attenta alla conclusione. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Piet. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ben Arfa. E passa. Dice di no. Che paratone, ottimo salvataggio. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Occhio, Neuer dice di no. Mamma bel tiro, mia, ragazzi, sono andati vicini al gol. Ecco il corner. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Palla dentro di Bamba. Sicuro qui l'intervento del portiere. Gnabry. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Prova a darla profonda nello spazio. Ottima lettura di gioco, recupera palla. La allontana senza pensarci due volte. Ruba palla in modo magistrale. Bravo Burak e Maz. Vai, se ne va. Occhio alla conclusione. Ce l'hanno fatta. Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. Bene, impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. A volte quando ci si avvicina la porta le energie spese fanno annebbiare la vista. A lui evidentemente non è successo. Eccellente prestazione individuale.
1-0 dunque. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Pied si spinge in avanti sulla destra. Si libera la grande. Vai. Tentativo verso la porta. Grande opportunità. Super un'altra volta. Difesa ben posizionata, lontana la sfera. Va di testa. È riuscito a leggere tutto in anticipo e si è portato nella posizione giusta per intervenire. Una giocata che vale quanto un gol. Pallone interessante, in verticale. Grande giocata difensiva. Sceglie di andare per i pie verticali. Ha spazio per provare il tiro. Non c'è fuori gioco, si va. Può tentare la conclusione. E arriva il gol. Abbiamo capito che l'avversario non è a livello. A questo punto. Però. Siamo testimoni di una prova di a volte mi capita a me di non essere a livello dell'avversario, nel senso di essere più scarso. Campo è molto rischioso. Se quando un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Comincerà a renchizzare i giocatori, questo succederà. Si parte dal 3-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Se ne va. C'è il cross. Passaggio intercettato. Gomez, ecco un'occasione di contropiede. Ottima progressione, palla al piede. Intercetta il passaggio, pericolo. Hernandez. Scodella in avanti. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Lungo passaggio in avanti. Hernandez si è fatto trovare pronto. Occasione per il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. È libero di creare pericolo. Grande intervento. Bravo. Vale come un gol. Ben Arfa è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Vede lo scatto e cerca la profondità. Müller usa le sue doti tecniche. Gnabry, palla tagliata bassa. Pallone interessante, in verticale. Lewandowski ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. C'è la palla lunga, in avanti. Prova a darla profonda, nello spazio. Pallone interessante, in verticale. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. E giochiamo contro il Bayern Monaco, devo avere anche pietà. Si riprende con il secondo tempo. Vede lo scatto e cerca la profondità. David ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Ci prova con un pallone profondo. Gnabry. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. André. Provano a partire in velocità. Gomez sceglie di andare per via verticale. Grave distrazione qui. Bamba! Poteva essere il poker, il quarto gol. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici.
Kimmich. Sané. Bell'intervento difensivo. Opportunità di ripartire. Calcio di punizione per il Lille. Errore qui, pallone sprecato. Gnabry. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ecco Sané. Vede la porta da qui, occhio che tira. Non trova la porta. Io non capisco se questi tiri da lontano sono un modo di sfogare la frustrazione oppure non hanno veramente altre frecce al loro arco. Devono cercare alternative per forza. Allarga il gioco. Bamba raccoglie un passaggio dalle retrovie e passa. Passaggio qui, deve tirare. Hanno trovato il gol. Segna una ripetizione, nessuna pietà per gli avversari. Adesso esageriamo, dai. Si è aggiustato infatti, bene il pallone è, prima di tirare esultato. E poi è riuscito a insaccare adesso. Senza nessuna difficoltà. Dobbiamo fargli segnare e adesso cerco di fare il risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Va. Pallone lungo in verticale. Errore qui, pallone sprecato. Ci prova con un pallone profondo. Occhio al... È un grande riflesso qui. Grande Carnesis. Cross di Sané. Ecco il tiro. Infilza il portiere. Vabbè, adesso ne esageriamo nell'esultanza, dai, su. Smalcatissimo, non c'erano dubbi che l'avrebbe messa. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Sì, sì, proprio così. Con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. Lewandowski. Riceve un pallone interessante. Ci prova con una palla bassa. Può provare. Di nuovo lui. Gnabry. Non è troppo lontano, cerca il tiro. Conclusione sul fondo. Niente da dire sui loro sforzi, ce la stanno mettendo tutta. Però questi tiri imprecisi dalla distanza dimostrano impazienza e gli avversari gongolano. O prendono meglio la mira, o il mister deve obbligarvi a cambiare strategia. Fonte. Ah no, c'era il mio libero. Che pallone gli ha dato? Si libera la grande. Cerca il tiro. Supera la linea. Sembrava oltre la linea dei difensori. Sì, bandierina alzata. Beh, il giocatore non è certo contento. Gli rimane l'urlo strozzato in gola. Sarà per un'altra volta. Niente di fatto, il gol non è valido. Possono ripartire dal calcio di punizione. Tiro. Un passaggio deleterio. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta l'ammonizione, prevedibile. Si ricomincia dal portiere. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Gomez. Kimmich commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. L'arbitro ha deciso di punire con il cartellino giallo il fallo commesso in precedenza. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Pallone interessante, in verticale. Posizione irregolare però. Palla tra le linee. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Müller. C'è spazio, occhio!
passaggio smarcante, ora deve segnare. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Vede lo scatto e cerca la profondità. André. Reinildo. Conservano il possesso, vogliono evitare rischi inutili. Gomez. André. Gomez. There will be 3 minutes at a time. Prova a darla profonda, nello spazio. Pallone in profondità per Ben Arfa. Ben Arfa! Sceglie di andare per vie verticali. Cercano l'azione veloce. Ecco Sané. Lewandowski. Prova a fare tutto da solo. Lewandowski! Palla che esce di poco. E va bene, siamo alla terza vittoria con il Lille. Mi sono divertito, anche se questa è stata un po' facilotta. Prossima sfida faccio di nuovo la sfida numero uno, perché mi è rimasta una partita per completare le 40 sfide per il contratto al buio. Ecco qui gli altri 10.000 GP, non c'ho il tempo né la voglia di fare la terza sfida. Ecco qua, siamo a 750.000 GP, sperando che un giorno ci servano finalmente per giocare a Creative Teams. Al prossimo video e grazie per l'attenzione. Ciao!